Perfetto ragazzi e ragazze, ecco qui il vostro Diabodex che continua, sono a livello pilota 23 perché giustamente ho ripetuto sempre questa gara dell'episodio 2, vi faccio vedere, ho ripetuto sempre il campionato e sono salito di livello, ma ora possiamo proseguire, vai, episodio speciale ragazzi, 1, 2, 3, via, andiamo, vediamo un po'. Talento. Dopo due anni di pausa dalle gare, l'anno scorso è tornato e si è portato a casa la corona di Stadium Circuit Master. Gli altri piloti sono avvisati. Nella corsa al titolo di quest'anno c'è anche lui. Perfetto ragazzi, allora sono tre gare? Non saprei, allora io qui ho sbloccato, avete visto, ho sbloccato una vettura insomma, no? Quindi direi che userò questa, è un po' più potente, quindi sono salito di livello, l'ho sbloccata, la prima volta che la uso, vediamo un po' se va bene, è potente, non è potente, ma io credo che comunque sia potente ragazzi. E cerchiamo di divertirci e vedere un attimino il da farsi, no? L'importante è divertirsi, però anche vincere, ragazzi. Vai, facciamo queste gare, vai. Benvenuti su Gravel Channel. Tre sfide testa a testa. Questo è quello che ci aspetta. Tre sfide testa a testa, ok. Io contro di lui, va bene. Ma va benissimo. Io contro di lui. Anche se sarà forte da battere, però io me la voglio giocare, anche perché se non lo battiamo non si va avanti, o si può andare lo stesso avanti forse a fare gli episodi. Vabbè, ora facciamo questa gara, poi pensiamo al resto. Ok, sono 4 giri questa prima gara e vedo che sinceramente si può, è fattibile, ok, è fattibile, si può battere. Facciamo queste tre gare come si deve, come si deve a mestiere, no? Ok, 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 ok. Che gara sta facendo il vostro Diablotex, ragazzi. Che gara. Vi dico che ho sbloccato già 20 vetture, quindi... non poche, non poche. Mi sono impegnato, va. Mi sono impegnato, ragazzi. E non poco. Che casino qui, vabbè. L'ho bloccato e mi sono tenuto la posizione. Va bene così comunque, vai. Dai che andiamo a vincere questa gara. L'ultimo giro, l'ultimo giro ragazzi del primo circuito, poi vedremo. Siamo arrivati quasi alla fine. Ultima curva Maremma. Ragazzi, qui bisogna stare attenti. Avete visto? Basta un errore che qui... Alzo un po' il volume che... La prima gara è terminata. E se queste sono le premesse... Ulala, trofeo sbloccato. Uno spettacolo senza precedenti. Si continua, ragazzi. Prima gara andata a buon fine per il vostro Diablotex, no? Ho sbloccato qualcosa che sono salito al livello 24. Ma continuiamo, si continua ad andare avanti. Si continua ad andare avanti. Si continua ad andare avanti, ragazzi. Seconda gara. Ah, devo ricliccare per fare la seconda gara? E certo, e ci mancherebbe. Io che credevo che sarei andato... Vabbè. Perfetto, no, no, cosa faccio? Ok, va bene così. Andiamo, inizia gara. E che sia la seconda gara, ragazzi. Le faremo tutte e tre, eh.
non è che chiudo il gameplay così, insomma. Facciamo le tre gare e poi si può chiudere il gameplay. Non vi preoccupate, non vi preoccupate, ragazzi. Non vi preoccupate minimamente. Vediamo un po'. Devo abbatterlo, sì. Devo vincere io, punto e basta. Non deve avere speranze lui, ecco. Non deve avere nessuna speranza, vai. Ah, sono tutte gare così a giri per il momento. Vabbè, per il momento poi vabbè. Che fa? Qui vuole averla meglio lui? Non credo. Perfetto, ma che fa? È già finito un giro? Non credo. Ah, e ora devo andare di qua. Perfetto, ho capito come funziona. Ho capito. Che gara, ragazzi. Che gara, vabbè. No. Ok, fatto. Ora devo andare di qua. Sono convinto. Bisogna far così. No, perché è di là? Ho sbagliato? O si può passare dove voglio, forse? Forse può passare dove si vuole. Ognuno può andare nella direzione che vuole. Non so, vediamo. Ah, ok, si può andare nella direzione che vuole. È lui che ha cambiato le carte in tavola prima. Ok, va bene. Maremma. Di prepotenza, ragazzi. Di prepotenza, dai. Prima posizione. Sì, ragazzi, l'ho fatta di prepotenza qui. L'ho fatta veramente di prepotenza. Come la mia intenzione fare. E andiamo così, vai. Come seconda posizione, perché? Questa non l'ho ben capita, sinceramente. Vabbè. Vediamo un po' cosa è successo, eh. Ah, non l'ho vinta la gara. Vabbè, quindi dobbiamo ripeterla, ragazzi. Va bene. Ho capito in ritardo come si faceva, ma... In pratica si può passare dove si vuole, però... È un po' un'arma a doppio taglio, diciamo, questo tipo di gara così, ma va bene, dai, va bene. Non c'è problema. Va bene in questo modo, va benissimo in questo modo, ragazzi. Va benissimo in questo modo, e che ripetere la gara, vabbè. Tanto poi dura poco come gara, però... Eppure sembrava che avevo vinto, vabbè. Dove passa questo? Passa di qua, vai. Vado nella direzione sua, ragazzi. Non so perché, ma voglio andare nella direzione sua. E non è semplice questa gara, eh. Non è veramente semplice, ve lo garantisco. Si è rigirato, ma è stata colpa sua. Non c'entro nulla io. Andiamo. Ok, vai. Vai bradone. Super bradone, ragazzi. Andiamo. Ora vado di qua. Non so se lui mi seguirà, Però io vado. Ah, mi segue. Ok. Quindi è buono stare avanti, perché è l'avversario che segue. Ok, allora... Si può fare. Si può fare, ragazzi, va benissimo. Andiamo di qua, allora, vai. Diamogli questo rush finale dove vinceremo noi. Perché qui sono partito veramente bene, non possiamo lamentarci. Sono partito veramente a bomba, come si dice. Vai, andiamo. Questa volta ho vinto, ciccio. Questa volta mi dispiace, ma ho vinto. Gli ho dato un bel distacco anche. Vai. Questa volta è andata. E quindi...
andremo a fare l'ultima gara, ragazzi. L'ultima gara, andremo a fare l'ultima gara. Eh sì, non vi preoccupate, vai. Ultima gara da fare. Eccolo qui, vai. Divertiamoci, vai, che se vinciamo magari si va al livello 25, ma se vinciamo... Se vinciamo, ragazzi, perché non è detto che si vince così facilmente. Non è detto che si vince così facilmente, ok? Quindi io ci provo e vediamo un po'. Manca pochissimo alla partenza della finale Stadium Circuit. Manca pochissimo, sì, però manca pochissimo, sì, va bene. Quattro giri. Ok, qui la pista com'è? Forse sono partito un po' in ritardo io, però vabbè. Ce la giochiamo la partita, spero. Spero che ce la giocheremo la partita. Non è semplice, però. Il primo giro vuole dominare lui, eh. Come primo giro vuole dominare, vabbè. Vuole dominare, però non c'è problema, ragazzi. Ci pensa Brado qui. Ci pensa Bradone, non vi preoccupate, c'è super Bradone qui. persiste, non si vuol far superare in nessun modo, proprio dice che vuole vincere lui e basta, Purtroppo, e dico purtroppo, ragazzi. Ottimo così, ma dai, però non va bene, non va affatto. Ehi là là, calmi. Calmi tutti, ok. Vediamo un po' qui. Siamo al terzo giro, Bradone in testa per il momento. Super Bradone in testa, eh. Sono in testa la gara. Eh no, questo gioco mi piace, ragazzi, mi piace veramente alla grande, sì. Un titolo da giocare. Veramente da giocare, sì. Ma dai, ho sbagliato che ho preso la curva un po' troppo larga lì, però possiamo forse recuperare. Possiamo recuperare, ragazzi, forse si può recuperare. Forse posso, ho recuperato, però ora devo mantenere il primo posto, insomma, ecco. Devo riuscire a mantenerlo perché manca poco. Credo di aver vinto. E andiamo, Bradone. Andiamo Bradone. Trofeo. Abbiamo visto una delle finali più combattute di sempre, ma alla fine altro trofeo sbloccato, ragazzi. Ancora livello 24, ma va bene così. Nuove livree vinte, va benissimo. Perfetto. Quindi non c'è più nulla da fare qui perché abbiamo fatto tutto. Evento completato, perfetto, ragazzi. Quindi questo gameplay è durato un po' di meno, ma lo chiudiamo qui. Quindi nel prossimo episodio si parte con l'episodio numero 3, ragazzi. Tranquilli, magari ho livello un altro po', non si può mai sapere. Il vostro Diablotex vi saluta, ci sentiremo con i prossimi gameplay. Ciao a tutti e alla prossima, e come sempre grazie a tutti per il vostro supporto. Ciao. Yeah, no.